Sì, prima di tutto vorrei chiedere scusa, diciamo, un po' ai tifosi e alla gente di Reggio perché so che tantissimi se la sono presa con me perché ho saltato un canestro quando abbiamo giocato il Palaverde la prima partita contro la Viola, ma vorrei chiarire che non è stato niente di personale, ma soltanto purtroppo è capitato con la Viola, ma poteva capitare contro qualsiasi squadra. Quindi vorrei chiedere scusa a chiunque pensa che magari l'ho fatto cioè, apposta, non lo so. Poi giocare contro la Viola, giocare al Pentimele per me è la prima volta che ci gioco è qualcosa di fantastico. Vedere un pubblico così penso che neanche in Serie A, cioè in Serie A tantissime squadre si sognano un pubblico così. Purtroppo giocare con la Viola per me non è mai facile, però giocare con un pubblico così bisogna dirlo che per un giocatore è una motivazione incredibile. Quindi sono da una parte felice perché ho vinto, perché Treviso mi ha dato sempre tanto da piccolo e da un'altra parte giocare contro la Viola per me non è mai facile. Senti, Treviso ha avuto sicuramente una grossa fine dal punto di vista fisico rispetto alla Viola, appunto anche il tuo occhio riuscito a tenere di più dal punto di vista del campo. Sì, sicuramente il fatto che non ha giocato Rush con la Viola ha accorciato tantissimo le passioni loro. Non abbiamo approfittato di questa cosa facendo giocare 9-10 giocatori che tutti hanno dato i loro contributi, quindi diciamo che giocare contro di noi in queste condizioni non è facile per nessuna squadra, soprattutto per la Viola che magari senza Rush è molto corta e noi abbiamo approfittato soprattutto dal punto di vista fisico. Dai, dai, molto senso. Parlavi dell'assenza di Rush. Ho fatto la stessa domanda al tuo coach, cioè nella fase in cui hai giocato da 4, che è una soluzione che nella Viola dell'anno scorso utilizzate spesso, avete un po' dato quell'accelerata che poi è servita per scavare il break più importante del quarto-quarto, quello inesorabile, Sì, diciamo. penso che con l'assenza nostra da parte di Ceffarelli, che sarebbe il cambio del 4, diciamo che il coach è stato un po' costretto a farmi giocare tanto da 4. Poi sicuramente all'inizio Rezzano ha preso fiducia e sappiamo che è un gran tiratore, quindi bisognava un attimo magari cambiare difesa per cercare di limitarlo un po' di più al tiro. E poi è andata bene alla fine la scelta del coach, però voglio dire, abbiamo un grandissimo giocatore che gioca da 4 come Powell e sono contento di poter dargli 5-10 minuti di riposo ogni tanto. Agustin, hai inseguito questo palazzetto per 2 anni da Centro Viola, Vibo, quando apre, quando non apre. Ti è piaciuto questo palazzetto a me? Fantastico, purtroppo non ci ho mai potuto giocare prima, sarebbe piaciuto tantissimo. Diciamo che ho giocato ai Botteghieri, a Centro Modena e a Vibo, quindi per me giocare qua è fantastico. Vedere un pubblico così, cioè non, sinceramente, il Palapentimele poi basta, non ho mai visto due palazzetti, non ho mai giocato due palazzetti così caldi, così fantastici. Ne parlavamo nel pre-gara, tante squadre che si stanno rafforzando, non si capisce più nulla, arrivano giocatori fuori categoria, Vecirovic, Zizic, Quartanese, chi più ne ha più ne metta. Cosa può succedere in questa bellissima Lega 2 Silver? Beh, sinceramente il campionato sta diventando sempre più bello. Tantissime squadre secondo me si stanno rafforzando, ma non tanto per questo campionato, ma stanno guardando un po' a lungo termine. Tantissimi giocatori hanno fatto dei contratti magari di 2-3 anni, quindi stanno guardando già anche la Lega 2 unificata dell'anno prossimo. Quindi sarà secondo me un girone di ritorno molto molto duro e che tutti possano vincere ovunque. Non sarà come quello d'andata che diciamo che le squadre in casa hanno avuto sempre la meglio, ora tantissime squadre come Piacenza e Latina sicuramente andranno a campi difficili a vincere, non c'è niente altro da dire, secondo me il girone di ritorno sarà fantastico. Per voi la vostra forza, la vostra forza, il vostro valore volete No, l'obiettivo nostro non è, diciamo, ora che siamo primi sicuramente sì, non so i risultati dell'altra squadra, non so la Ravenna cosa ha fatto, se ha vinto o perso, non so. L'obiettivo nostro all'inizio del campionato è stato costruire una squadra comunque giovane di talento e cercare di migliorare giornata dopo giornata. Sicuramente ora che siamo primi siamo consapevoli che possiamo arrivare fino in fondo, ce la metteremo tutta per farlo, ma non è stato mai l'obiettivo della società, il nostro, arrivare primi. Ora sicuramente che lo siamo, diciamo che le aspettative un po' da tutti sono altre. Quindi sì, faremo sicuramente in casa, non possiamo lasciare i punti a nessuno e andare fuori a fare delle partite come quelle che abbiamo fatto oggi, di intensità e per provare a vincere anche fuori. Nel calcio, al termine della gara, i giocatori si scambiano le magliette. Tu questa sera con chi andresti a scambiare la maglietta dei...
dei giocatori della Juve? Beh, con Ama ho giocato 2 anni, avevo condiviso tantissime cose belle, alcune un po' meno, quindi se c'è un giocatore dentro che devo condividere qualcosa è con lui per quello che abbiamo passato insieme. Però poi vorrei salutare tutti, da Pepe Agostino al dottore Calafiore, a Nino Ripepi, anche a Sergio Zumbo, tantissime persone che comunque ho avuto un bellissimo rapporto con loro in questi 2 anni.